in Siria. Quello che si è ottenuto sono due cose: uno, una guerra civile in atto in Siria; due, la creazione di quello che viene chiamato ISIS, perché poi l'altra grande origine del problema che non ci dice mai la televisione è come siano nate alcune cose, come sia nato l'ISIS ad esempio. È nato da un finanziamento occidentale, appunto, come vi dicevo prima, a delle forze in chiave politica, strettamente politica, poi sfuggito di mano. Queste sono missioni stesse di personaggi come ad esempio Hillary Clinton, che oggi corre per vincere alla Casa Bianca contro Donald Trump. Quindi c'è sempre un'origine. È giusto parlare del fenomeno migratorio come qualcosa di strutturale e duraturo, sì, ma c'è un'origine a tutto e c'è un'origine nei flussi, ed è per quello che è importante a livello politico capire che delle soluzioni ci sono, non per fermare l'immigrazione, ma per saperla gestire in modo intelligente. Io credo profondamente che l'immigrazione sia una risorsa, e lo dico numeri alla mano: basti pensare che a livello demografico l'Italia ha degli enormi problemi, e basti pensare che gli immigrati oggi in Italia fruttano l'1% di PIL, significa che gran parte della forza lavoro viene da lì oggi. Ma c'è un ma bello grosso in questa cosa, ovvero nella storia d'Italia si è sempre avuta la possibilità di gestire il fenomeno con dei numeri che permettessero di farlo. Mi spiego: l'integrazione, che è alla base della reale gestione positiva del fenomeno migratorio, deve essere gestita dallo Stato, altrimenti è impossibile gestirla. Lo Stato italiano ha dimostrato ampiamente di non saperlo fare, ovvero l'immigrato che oggi arriva in Italia tendenzialmente passa circa 18 mesi all'interno di una struttura d'accoglienza. Per farvi capire il livello di caos, anche per chi come me ormai opera in questo settore da 3 anni, esistono una quantità di modalità di strutture d'accoglienza che sono quasi ignote persino al Ministro dell'Interno ormai. Sono i CAS, i centri di accoglienza straordinaria, ci sono gli HUB, ovvero dei centri di smistamento straordinario senza regole e senza nessuna logica depositata al Ministero, i CIE, i CARA, gli SPRAR, tutte strutture che nella gran parte dei casi operano per assegnazione diretta da parte del prefetto del ministero, senza bandi di gara pubblici e senza certificati antimafia. Questo è il quadro italiano, e questo quadro ci ha consegnato la sua drammaticità con l'esplosione dello scandalo di Mafia Capitale l'anno scorso, l'esplosione di uno scandalo che ci ha dimostrato che il fenomeno migratorio, come dicevamo, sicuramente perdurerà, in Italia viene volontariamente gestito sotto il cappello della parola emergenza per far sì che sia molto più facile farsi i propri affari e farci soldi sopra. Pensate, per capire poi le dimensioni del CARA, ad esempio di Gradisca, che un centro d'accoglienza con 100 migranti vale circa 1 milione, 1 milione e 200 mila euro all'anno, e sapete che laddove ci sono i soldi si muove la mafia. E lì sono soldi molto facili da fare, perché, ripeto, basta avere una struttura e ricevere un'assegnazione diretta da parte del prefetto, si può gestire un centro d'accoglienza senza poi tante riflessioni, diciamo, e tante leggi alle quali invece noi cittadini che vogliamo aprire una normale attività dobbiamo stare. E la più grande menzogna che viene raccontata, ed è un fattore prettamente politico, è quella famosa dei migranti che percepiscono 30 euro al giorno. E il 30 euro al giorno li percepiscono i centri d'accoglienza, ovvero le cooperative che gestiscono i migranti. Allora, io per far capire perché ci sia alle spalle del fenomeno migratorio un business di questo tipo, vi faccio la logica dell'albergo. Se tu sei un proprietario d'albergo, hai l'interesse che il cliente stia più giorni possibili nel tuo albergo, no? Allora il centro d'accoglienza, considerando che la cooperativa guadagna 30 euro ogni giorno che il migrante sta nella cooperativa, ha la logica dell'albergo, ovvero l'interesse della cooperativa è che il migrante stia più a lungo possibile. Come riesce a ottenere questo? Rallentando le procedure di gestione delle carte. Cioè il migrante quando arriva, appunto, è un richiedente asilo, deposita le sue carte per richiedere asilo internazionale. La normativa europea prevede che il tempo entro il quale si verifichi le sue carte e si dia una risposta sia di 2 mesi, la media europea è di 6 mesi, in Italia la media è di 18 mesi. Cosa significa questo? Che per 18 mesi il migrante non ha nessuna certezza, ovvero non sa se potrà rimanere nel nostro paese. E non sappiamo noi se dobbiamo avviare sul migrante un percorso di integrazione sociale o se dobbiamo semplicemente respingerlo.
In questi 18 mesi non può cercare lavoro perché non ha documenti, non può mettersi nel mondo del lavoro, diciamo, in regola, qualunque esso sia, e questo apre l'altra faccia della medaglia che conviene ancora una volta a certe fasce della popolazione italiana, che è quella dello sfruttamento del lavoro nero ed è cosiddetto capolarato, ovvero i migranti che trovate lavorare nei campi, ad esempio a Rossano per la raccolta delle arance e del pomodoro, ma anche in Nord Italia, ad esempio in Trentino per le mele, braccianti che vengono pagati 3 euro a ora. Questo è il contesto sociale in cui si inquadra il fenomeno delle migrazioni in Italia, un contesto in cui la clandestinità conviene alle fasce delinquenziali della nostra società, ai politici che tramite le cooperative riescono a far soldi, come dimostra la storia di Mafia Capitale, e gli unici che sono sfavoriti da questa condizione sono i migranti stessi e i nostri cittadini normali. Perché? Perché noi non riusciamo ad avere un rapporto sano di integrazione, specie in condizioni come quelle dei grandi centri di accoglienza. Io penso sempre, faccio un esempio, quello di Mineo, il CARA di Mineo, un CARA da 4.000 migranti in un comune da 5.000 abitanti. Capite che in una situazione del genere quello che si sente estraneo è il cittadino del paese e non il migrante, anche perché dentro il centro d'accoglienza non vigono le stesse regole che vigono nella vita normale dei cittadini, perché non si riesce ad avere un controllo reale essendo in mano a cooperative che non sono forze dell'ordine, chiaramente. Allora, cosa ha proposto il Movimento 5 Stelle per risolvere questa cosa? Due linee, una più europea e l'altra nazionale. E vi dico una cosa, che queste linee sono state anche approvate alla Camera dei Deputati il 18 dicembre 2014, probabilmente perché il PD durante il periodo di Mafia Capitale aveva un po' paura all'opinione pubblica e ce le ha votate. Peccato che poi Renzi non ha attuato nulla di quello che era contenuto in quelle direttive. Ad esempio, chiedevamo che a livello nazionale che il rapporto di richiedenti asilo cittadini fosse 1 a 1.000, ovvero se il Friuli Venezia Giulia fa 1.200.000 abitanti potrà ospitare 1.200 richiedenti asilo. Con una ripartizione nazionale di questo tipo fai sì non di nascondere la polvere sotto il tappeto, ma che esista un'integrazione reale, perché quando tu il migrante lo metti in centri da 400 persone e continua a parlare soltanto la sua lingua con il suo gruppo etnico e non riesce mai ad avere un contatto con un italiano, volente o nolente, perché poi c'è anche da dire che in molte circostanze i CARA vengono messi apposta più lontano possibile dai centri abitati per evitare il contatto. Questo però fa sì che anche quando il migrante riceverà il suo permesso di soggiorno, sceglierà di andare a vivere nei ghetti dove tuttora infatti va a vivere. Io vedo le situazioni sempre a Milano, tutti gli immigrati vivono in stazione e probabilmente quasi nessuno di loro parla italiano ancora dopo anni, ma è una condizione sociale quasi voluta. Noi vogliamo evitare questo. L'altra cosa che abbiamo chiesto è molto importante, l'assunzione di 15.000 giovani italiani laureati in materie che hanno a che fare proprio con l'immigrazione, materie sociali per lo più, che possano permettere di aumentare il numero di referenti dentro le commissioni territoriali. Le commissioni territoriali sono degli organi che gestiscono appunto le pratiche per la richiesta di asilo. Pensate che a fronte, vi do solo un dato, dei 16.000 immigrati arrivati soltanto la scorsa settimana in Italia, 16.000, abbiamo tra le 20 e le 40 commissioni territoriali fatte da 7 persone part-time non professioniste. Significa che anche matematicamente parlando, se soltanto i 16.000 dell'ultima settimana facessero tutti richiesta oggi, la commissione ci metterebbe dei mesi ad analizzare le carte. Allora abbiamo chiesto l'assunzione di questi 15.000 giovani, che verrebbe a costo zero. Perché? Perché sarebbero formati da organizzazioni come l'UNHCR e la Croce Rossa, che operano già in questo campo e che prendono soldi già dalla cooperazione internazionale, quindi soldi delle casse dello Stato, per formarli. E soprattutto l'aumento della numerosità di queste commissioni porterebbe i mesi di richiesta d'asilo ai famosi 2 mesi che indica la Commissione Europea. Cosa significa questo? Che tu risparmi quei 30 euro al giorno che il migrante sta nel centro d'accoglienza e li puoi utilizzare per assumere dei giovani. Quindi in una sola mossa ottieni 2 risultati, assumi 15.000 persone e snellisci i tempi di gestione delle procedure. Perché il governo non fa cose così semplici e così lineari? Perché il governo che oggi abbiamo è lo stesso che governava Roma, il Lazio e gran parte dei comuni italiani durante Mafia Capitale, il governo di Renzi e del PD. Allora è semplice il meccanismo. Quando vi chiedete dove si blocca il sistema,
si blocca sempre sugli affari, si blocca su una gestione che lo stesso Buzzi, telefonando a Carminati, i due massimi esponenti di Mafia Capitale, si dicevano essere un business che frutta di più della droga. E allora, se la mafia ha messo le mani sul business dell'accoglienza, lo Stato ha il dovere di togliere il business dell'accoglienza dalle mani della mafia. Ho fatto un lapsus interessante della mafia, stavo dicendo, perché oggi siamo in quella condizione. E allora l'altra cosa che mettevamo infatti nella nostra richiesta era la riorganizzazione di tutte le note ministeriali legate all'accoglienza, ovvero oggi il prefetto di Trieste può assegnare un appalto con delle regole diverse dal prefetto di Palermo, perché ognuno agisce secondo le sue linee guida della prefettura locale. Capite che è un nonsenso questa cosa, sia perché la logica dovrebbe essere che tutti rispettino le stesse regole, e anche perché non puoi pensare che una singola persona possa scegliere come gestire un fenomeno che è nazionale nel suo territorio. E anche ad esempio l'accesso da parte nostra alle strutture per ispezione è determinata dal prefetto locale, cioè se io voglio andare a visitare il CARA di Gradisca devo chiedere permesso al prefetto, che magari in alcune circostanze te lo nega, in altre ti dice vieni fra 3 giorni così sistemo le cose, in sostanza, in altre invece è disponibilissimo a farlo. Questa è una gestione che viene volontariamente fatta con la logica del lasciateci le mani libere di agire come vogliamo, perché è proprio lì che si innesca il meccanismo mafioso. Basti pensare che, io lo dico sempre, faccio gli esempi di Expo e tutti gli altri, ed è anche alla base del motivo per il quale a Roma diciamo no alle Olimpiadi. Dovunque sia la voce emergenza in Italia si nasconde l'illecito, perché l'emergenza significa commissario straordinario che possa gestire i soldi senza rispettare le regole dei bandi pubblici e dei tempi dei bandi pubblici. Il Movimento 5 Stelle ha fatto alcune di queste proposte per l'Italia, e sono alcune quelle che vi ho già detto, ma altre ancora più importanti, mi riaggancio a dove ho iniziato col mio discorso, sono quelle internazionali. E una, ad esempio, la gestione tramite delle agenzie internazionali di centri di richiesta asilo direttamente nei territori di partenza e transito. Significa che non è accettabile umanamente e anche a livello logistico che i migranti arrivino con dei barconi nelle coste italiane, spagnole e greche in condizioni di estremo rischio, e ne muoiono, soltanto quest'anno sono morti 3.000 rotti nel mare Mediterraneo, arrivando in condizioni di loro paradossalmente di illegalità, perché non potrebbero venire con un barcone, e noi senza la possibilità neanche di capire, di poter gestire le etnie da dove arrivano e di capire come fare a gestirli. Allora abbiamo chiesto che direttamente nei territori di transito, perché sappiamo le tratte quali sono, basta parlare con chiunque all'interno dell'UNHCR, dell'ONU, vi sa dire per filo e per segno i somali che tratta fanno, i siriani che tratta fanno. Allora lì vanno messe le agenzie internazionali che permettono a queste persone di fare richiesta d'asilo direttamente lì, nei territori sicuri ovviamente, non certo in Siria, e arrivare in Europa direttamente con le carte in regola o comunque tramite delle quote direttamente nei paesi che possono ancora riceverne. L'altra grande favola, l'altra grande barzelletta di questa Unione Europea è che non c'è nessuna volontà di coesione sociale reale. Perché altrimenti, se siamo 28 paesi e si chiama Unione Europea, si mettono delle quote per le quali non è più accettabile che Italia, Spagna, Grecia e Cipro, ad esempio, gestiscano il 90% dei migranti che arrivano. E allora, se io faccio richiesta direttamente nei territori di partenza e transito, so che l'Italia ha già ricevuto 16.000 immigrati questa settimana, di conseguenza questi che stanno arrivando andranno direttamente in Francia e saranno gestiti direttamente lì. Ed è lì che mi riaggancio al discorso sul regolamento di Dublino che dicevamo prima, un regolamento che chi l'ha firmato, specialmente essendo italiano, e purtroppo vi dico è stato firmato il Dublino 1, c'era la DC ancora, il Dublino 2 se l'ha firmato dal governo Berlusconi, il Dublino 3 dal governo Enrico Letta del PD, quindi sono tutti colpevoli. Questa gente andrebbe processata per crimini contro la propria nazione, perché firmare un accordo che dice che il paese che riceve il migrante debba gestirlo fino alla conclusione del disbrigo pratiche, se tu ti chiami Italia vuol dire che o sei in malafede o sei un deficiente, non hai alternative. Allora secondo me un politico in entrambi i casi deve essere mandato a casa, e noi invece questa gente la abbiamo ancora al governo, perché il partito di Enrico Letta che firmò Dublino 3 è lo stesso che oggi governa sotto il nome di Renzi. Noi abbiamo chiesto le agenzie internazionali, come vi dicevo, poi abbiamo chiesto le quote per i paesi europei, come vi dicevo, una divisione equa di richiedenti asilo per i 28 paesi europei. E l'altra cosa che mi sembra utopia, ma altrimenti l'Unione Europea ci ha garantito 60 anni di pace. Verissimo,
Peccato che oggi siamo nella condizione in cui, sempre grazie alle alleanze dell'Unione Europea, abbiamo la guerra più vicina che abbiamo mai registrato, che è quella in Ucraina in questo momento, e il Medio Oriente è totalmente devastato, e in Medio Oriente siamo noi che siamo andati a portare la guerra, come vi dicevo prima, Libia con Gheddafi e Siria con Bashar al-Assad. E allora, quando vi chiedete come ha origine il fenomeno migratorio, chiedetevi, guardatevi un attimo in casa, perché il problema dei siriani, non so se avete conosciuto qualche siriano in vita vostra, è una popolazione mediamente istruita e abbastanza ricca, non aveva nessun motivo i siriani di venire da noi in Italia, anzi probabilmente hanno perso tutto nel farlo, ma se andate a guardare casa loro, come dice la Lega Nord in questo momento, con tutto l'impegno del mondo non potrebbero mai tornarci, nel senso che neanche una missione di cooperazione internazionale potrebbe risolvere il problema. Allora, prima dobbiamo ridiscutere, secondo me, e il Movimento 5 Stelle di questo ne parla da tempo ormai, ridiscutere la partecipazione italiana alle missioni internazionali, perché non possiamo certamente decidere per gli altri, ma io non voglio che il nome dell'Italia sia associato a delle barbarie come quelle che sto vedendo in Medio Oriente. Ridiscutere la partecipazione dell'Italia a tutte le organizzazioni internazionali, Unione Europea, Eurozona, sembrano cose distanti dal fenomeno migratorio, ma non lo sono, è tutta un'unica cosa. Vi faccio un esempio che vi lega i due fenomeni. L'Unione Europea oggi, se noi come Movimento 5 Stelle portassimo in Parlamento la proposta sul reddito di cittadinanza, probabilmente ci ostacolerebbe dicendo che sforeremmo i patti sul pareggio di bilancio e sarebbe un aiuto sostanzialmente di Stato. E dall'altra parte il reddito di cittadinanza favorirebbe in Italia una reale integrazione degli immigrati. Perché? Perché la verità è che oggi tutto viene visto come una lotta tra poveri. L'italiano che vede gli immigrati arrivare a migliaia nel nostro paese pensa in automatico che gli rubano il lavoro e che lo Stato spende 1.500 euro al mese per gli immigrati mentre io muoio di fame. E in un certo senso ha ragione, perché lo Stato davvero spende quei soldi. La cosa che non capisce è che non li dà all'immigrato, li dà a strutture italiane in odore di mafia. Il reddito di cittadinanza permetterebbe a tutti, in realtà, ma agli strati più poveri della società italiana, di avere una dignità, una nuova e fresca dignità, mi viene da dire. E questo eliminerebbe il conflitto tra poveri. E quando eliminiamo il conflitto tra poveri, è il motivo per il quale la politica non vuole farlo, finalmente alziamo la testa e vediamo che il vero nemico è quello con la giacca e la cravatta in Parlamento, non guardate me però, con la giacca e la cravatta in Parlamento, e non il povero che arriva qui a cercare una salvezza. Questo è quello che dobbiamo capire. E allora, oggi siamo in una situazione italiana, sociale, devastante. Proprio di oggi sono i dati dell'Istat che dicono che il Jobs Act ha portato a un meno 29% di occupazione a tempo indeterminato. Questo è stato il grande successo di Renzi. Questo, insieme al referendum di... prima dicevo ottobre, però mi sa che devo dire dicembre, fra poco, perché Renzi, finché i sondaggi non gli dicono che può fare il referendum, non lo farà, ora sta dicendo 4 dicembre. Insieme al referendum, insieme a tutti i dati che sono in crollo dell'economia italiana, vi spiega il perché abbiano questa paura incredibile del Movimento 5 Stelle. I sondaggi ci davano in crescita, Roma sicuramente qualche errore l'abbiamo fatto e niente di paragonabile agli errori, che non sono errori ma che sono processi sulle spalle del Partito Democratico in questo momento. Questo fa sì che debbano correre ai ripari e per farlo attaccano noi. È importante allora capire che c'è un intero sistema che beneficia della incapacità del gestire alcuni fenomeni, perché tramite queste cose si muove l'apparato, la povertà fa sì che ci sia il voto di scambio, l'immigrazione fa sì che ci sia la lotta sociale tra classi e non si guardi al vero nemico. Questo è quello che vogliono. Noi abbiamo il grande compito, e non è facile da cittadini, perché noi viviamo davvero i problemi della cittadinanza, non è facile farlo, dobbiamo veramente alzare noi la testa e capire chi sono i veri nemici del paese. Io oggi ho avuto il piacere di pubblicare un pezzo sul blog di Beppe Grillo, l'ho chiamato traditori della patria, perché quello sono oggi. Dobbiamo alzare la testa e cacciare questa gente, e lo si può fare sicuramente in un modo, tramite questo referendum che verrà, perché se avete visto quello che ha fatto Renzi in questi ultimi due anni, il referendum per lui è la summa finale. Lì c'è tutto, lì c'è l'accorpamento dei poteri al Presidente del Consiglio. Lui semplicemente non ha avuto il coraggio di dire di cambiare la Costituzione facendo diventare la Repubblica Italiana di forma presidenziale. Non potendolo fare direttamente, l'ha fatto indirettamente, ovvero eliminando completamente il potere del Parlamento e creando una classe, quella del Senato, fatta dai consiglieri regionali, la classe politica, tranne i presenti, più indagata d'Italia. Qual è l'obiettivo finale? È stato molto furbo, io dico diabolico.
con questa riforma costituzionale, io divago, ma è tutto legato in realtà, con questa riforma costituzionale, comunque vadano le prossime elezioni, Renzi ha vinto lo stesso, perché se dovesse vincere avrà la Camera alla maggioranza e al Senato avrà tutti i suoi consigli regionali. Se e quindi governerebbe in modo proprio liscio e altro che Jobs Act, potrebbe fare quello che vuole. Se dovesse perdere, mettiamo l'ipotesi che vincesse il Movimento 5 Stelle, noi governeremmo la Camera dei Deputati, ma al Senato, non avendo noi regioni, ci sarebbe comunque la maggioranza del Partito Democratico che avrebbe tutte le armi per rallentare la nostra opera. Questo è un progetto spietato e diabolico, creato apposta in concomitanza con l'Italicum per fermare il Movimento 5 Stelle. Allora noi non abbiamo tanto da girarci intorno, se noi vogliamo risolvere il problema, oggi abbiamo parlato di immigrazione, potremmo parlare di tutti gli altri problemi che abbiamo in Italia, dell'occupazione, della scuola, dell'immigrazione, non abbiamo altro da fare che rispedire a casa una classe politica che è la stessa in continuità con quella di Berlusconi, con quella di Monti, di Letta, di Bersani e ora di Renzi. È l'unica arma che abbiamo, dobbiamo esercitarla. Io vi ringrazio, ci sono domande, sono qui per voi.